sei mai chiesto dove sono le madri di tutte le principesse Disney? Ti sarà capitato di certo di notare che le protagoniste delle favole che più amiamo spesso sono orfane di madre. Aurora ed Ela, bella addormentata nel bosco, e Tiana ed Ela, principessa del ranocchio, sono le uniche ad avere entrambi i genitori. Mentre, per tutte le altre principesse vale il contrario. Biancaneve è costretta a vivere con la matrigna cattiva, che si rivela essere una strega cattiva dopo la morte del padre, suo unico genitore. Anche Cenerentola vive con la sua genitrice affidataria e le pessime sorellastre dopo aver perduto il papà. Ariel ha solo il padre, il potente Nettuno, con il quale peraltro non ha un ottimo rapporto. Mentre della madre di Belle e della Bella e la Bestia non si conosce la sorte, visto che non è mai comparsa nel film. La lista potrebbe continuare all'infinito perché, come quelle che ho già citato, nemmeno Pocahontas, Jasmine, Raya o Anna Elsa hanno la madre. Ti sei mai chiesto il motivo? Perché nei cartoni Disney, per lo più destinati ai bambini, viene a mancare una figura così importante? Don Hahn, produttore di svariati film Disney, rivela che il motivo dietro questa scelta sarebbe in realtà semplice. Infatti, a suo dire, i film Disney sarebbero per lo più destinati ai bambini in sviluppo e la morte di un genitore le aiuterebbe a crescere più in fretta. C'è da dire anche che ai fini del pathos un orfano resta comunque di grande impatto. Ci si affeziona più velocemente e con la stessa velocità ci si emoziona. Ma siamo proprio sicuri che questo sia l'unico motivo? A quanto pare, no. Una parte della spiegazione, infatti, sarebbe da ricercare nella vita di Walt Disney stesso. Infatti, il famoso fumettista e disegnatore avrebbe egli stesso perso la madre in circostanze tragiche. Una volta ottenuto il successo, Walt infatti comprò una nuova casa per i suoi genitori. La ristrutturò lui stesso da cima a fondo, non mancando di installare un nuovo forno in cucina. Purtroppo però ci fu una fuga di gas in cui la madre di Disney perse la vita e il padre fu gravemente ferito. Certo, spiegazione triste ma plausibile. Bisogna poi ricordare che molti classici Disney sono ispirati da fiabe tradizionali, fiabe in cui molte eroine sono già orfane di madre nella versione originale. Ma tu cosa ne pensi? Ti eri mai fatto questa domanda? E conoscevi già questa curiosità e questa motivazione? Seguimi per altre curiosità o teorie sul cinema e sulle serie TV.